canale YouTube di Luigi Gaudio. L'espansione dell'Islam dopo la morte di Maometto. Ci siamo fermati la volta scorsa con la morte di Maometto, avvenuta appunto nel 632. Che cosa è successo subito dopo la morte? Ci sono stati dei successori chiamati califfi, da califa, vicario. Quindi si nominano, ecco, dei successori. Sono i compagni di Maometto, quelli che l'hanno seguito maggiormente, l'hanno aiutato a guidare insomma il popolo nella guerra che lui ha fatto anche interna, no? Per sconfiggere i meccani, no? Che abbiamo visto la volta scorsa. Ebbene, questi vengono nominati califfi. Sono Abu Bakr, che poi è l'unico di questi quattro califfi che muore di morte naturale, Omar, Othman e Ali, che invece poi verranno uccisi. Sono varie congiure, varie divisioni, no? Alla fine appunto una divisione forte sarà quella di quelli che continueranno a essere seguaci di Ali e quelli che invece seguiranno questi califfi, questi vicari. Bene, il jihad, abbiamo già visto, parlato la volta scorsa del jihad, il concetto del jihad, quindi proprio della conversione di altri popoli. Quindi c'è una, ricordate, piccola jihad, grande jihad, eccetera. Quindi convertire gli altri popoli, mossi da questo straordinario entusiasmo, guidati da dei capi militari molto abili, questi musulmani arabi riescono a sconfiggere, addirittura annientano l'impero dei Sassanidi, i persiani, quindi un impero che aveva secoli e secoli di vita, fu completamente sconfitto e tutto il territorio di questo impero fu annesso a questa, come dire, a questo nascente Islam. In particolar modo poi, a partire dal 661, ci fu una dinastia appunto di califfi, che era la dinastia degli Omayyadi, che ebbe come capitale Damasco. È una dinastia sunnita. Il clan era imparentato con Maometto e responsabile dell'uccisione di Ali, quindi particolarmente ostili appunto agli sciiti, no? Quindi capi dei sunniti, questi Omayyadi, riuscirono a sbaragliare appunto, dicevamo, l'impero persiano, arrivarono a confini orientali come ad esempio le città di Kabul, Multan, Kandahar, verso l'Indo, anzi oltre l'Indo addirittura, l'Islam in Asia addirittura, si espande nell'Asia centrale, poi in India, no? Poi ancora a Talas, una battaglia contro i cinesi, dai quali però gli arabi musulmani imparano la fabbricazione della carta, no? Quindi un'espansione straordinaria. Adesso parliamo di altre regioni, abbiamo visto dove si espande l'Islam nell'estremo oriente e come sconfigge e proprio abbatte del tutto i Sassanidi, i Persiani addirittura. Sapete cosa erano costretti a fare? Erano costretti a emigrare dal loro territorio, andarono verso l'India, no? Dove ci sono ancora oggi degli insediamenti di mazdeisti, cioè di persiani che continuano a professare l'antica religione zoroastrista persiana, pur con alcuni ammodernamenti o rimaneggiamenti. Dicevamo gli altri territori, la Siria, Gerusalemme, erano in mano a chi? Ma come? All'impero romano d'Oriente, no? Ma l'impero romano d'Oriente, estenuato dalle continue guerre contro gli stessi persiani, no? Contro i Sassanidi, oppure contro gli Ostrogoti, eccetera, eccetera, era davvero in una fase di grande declino. Dal punto di vista militare l'esercito era fiaccato. Approfittano di questo per impossessarsi della Siria, di Gerusalemme, della Mesopotamia, dell'Egitto, del Nord Africa. Arrivano addirittura a voler assediare Costantinopoli. La capitale dell'impero bizantino viene attaccata per mare e per terra, assediata a più riprese da questi califfi omayyadi e da quelli che seguiranno dopo. Però Costantinopoli riesce a resistere, anzi riesce addirittura a riprendersi tutta quanta l'Anatolia, perché abbiamo detto che se erano arrivati addirittura ad assediare Costantinopoli vuol dire che avevano occupato anche l'Anatolia. Ecco, l'Anatolia, la Grecia, poi come vedete qua la Puglia, la Calabria, o almeno parte della Puglia e della Calabria, tutta quanta la Sicilia, per il momento rimane in mano ai bizantini, poi ne parleremo della Sicilia perché in seguito ci saranno dei cambiamenti, delle evoluzioni. Ma continuiamo a parlare adesso dell'espansione dell'Islam.
Arriviamo quindi allo stretto di Gibilterra. Anzi, sapete, ecco, mi spiace che, non ci, che sia assente Tariq. Sapete in realtà il nome di Gibilterra da dove deriva? Gibilterra significherebbe Gebel al-Tariq, cioè il monte di Tariq. Perché chi era Tariq? Ecco, Tariq era il condottiero berbero che aveva guidato appunto i musulmani, questi Omayyadi, eccetera, a sconfiggere i Visigoti, e quindi anche il regno dei Visigoti decade totalmente, così come quello dei Vandali nel Nord Africa, il regno dei Visigoti in Spagna, e viene sostituito da questi Omayyadi, una dinastia Omayyadi che regnò nella Spagna per 700 anni addirittura. Poi in realtà che cosa accadde una cosa appunto a livello dei califfi Omayyadi? Cioè accadde che furono sconfitti e esautorati da un'altra dinastia, la dinastia degli Abbassidi. Questi sostituirono la capitale sotto gli Abbassidi, non fu più Damasco ma fu Baghdad. Ecco, a dir la verità, mentre sotto gli Omayyadi questi arabi musulmani erano molto più coesi, uniti, forti, segnarono una serie di vittorie straordinarie, ecco, sotto gli Abbassidi furono un pochettino più divisi fra di loro e riuscirono comunque a mantenere sostanzialmente le conquiste fatte nel periodo precedente. Intanto gli Omayyadi che erano in Spagna cercarono di andare a, insomma, a conquistare anche la Francia, l'attuale Francia, cercarono di varcare i Pirenei, furono però sconfitti a Poitiers nel 732, come vedremo nella prossima spiegazione, e a Narbonne nel 759. Ecco quindi che la Francia rimase sotto i Franchi, diciamo che i Pirenei costituirono una specie di confine, no? Tra appunto a nord i Franchi e a sud gli arabi musulmani. Comunque la Spagna viene segnata da questa dominazione musulmana, da questi secoli e secoli di dominazione musulmana, viene segnata in modo sostanziale, radicale. Le divisioni tra i musulmani. Ecco, abbiamo già accennato alle diverse professioni dell'Islam e alle divisioni. Essenzialmente sono quelle fra sunniti da una parte e sciiti. I sunniti sono i compagni del profeta, no? Seguono la sunna, ecco, intendiamo per sunna la pratica di vita, la trasmissione orale dei detti e fatti del profeta, insomma la tradizione, ecco, musulmana prevalente. E infatti i sunniti rappresentano la gran maggioranza ancora oggi dei musulmani, circa l'83% dei musulmani sono sunniti. Erano sunniti sia gli Omayyadi, i potenti della Mecca, che poi crearono questo straordinario impero con capitale Damasco, sia gli Abbassidi che come dire, andarono al loro posto ed ebbero come capitale appunto Baghdad. Tanti sono i califfi, no? Che sono caratterizzati appunto dai califfi, no? Dai primi Abu Bakr e Omar, e Uthman anche, che però venne poi ucciso da Ali, fino appunto a quelli che abbiamo detto in seguito, cioè insomma gli Omayyadi, gli Abbassidi, eccetera, eccetera. In generale tolleranti, non estremisti, tranne una fazione estremista dei sunniti, i cosiddetti Wahhabiti, e abbiamo detto la maggioranza dei musulmani ancora oggi. Poi dall'altra parte abbiamo gli sciiti. Gli sciiti sono invece il cosiddetto partito di Ali. Ecco, mentre i sunniti dicono che i successori di Maometto devono essere i suoi compagni, quelli che hanno lottato con lui, quindi i califfi, invece gli sciiti dicono che i successori di Maometto devono essere i suoi parenti, cioè quelli imparentati con Maometto. E siccome Ali appunto era parente di Maometto, genero di Maometto, poiché aveva sposato Fatima, una figlia di Maometto, loro sono i seguaci appunto di Ali. Nell'antichità gli sciiti erano soprattutto, ad esempio in questo periodo che noi stiamo studiando, 700, si trovavano soprattutto in Egitto. Oggi come oggi sono un po' sparsi, ma soprattutto concentrati nell'Iran. Infatti gli sciiti sono generalmente più radicali rispetto ai sunniti, no? Infatti presso di loro chi governa è proprio anche un, c'è una teocrazia, è proprio un imam, cioè un successore di Ali,
più radicali e intolleranti esaltano il valore del martirio. Nel periodo antico e medievale, dicevamo soprattutto espandono in Egitto e oggi soprattutto in Iran. Rappresentano una minoranza dei musulmani, circa il 10% dei musulmani, poi ci sono i drusi in Libano, eccetera. Un'altra cosa importante, ecco, sapete quindi cos'è la sunna, cos'è la sharia? La sharia è la legge o norma rituale che corrisponde alla volontà stessa di Dio e deve essere imposta a tutti. Abbiamo già visto anche la volta scorsa quali sono i rapporti fra Islam e ebraismo, Islam e cristianesimo. Ripassiamoli però, eh. Ricordatevi quindi che l'Islam è come l'ultima delle religioni monoteiste rivelate. Secondo i musulmani ovviamente la più completa, no? E quindi che prende tutti i pregi, diciamo, delle religioni monoteiste precedenti, ebraismo e cristianesimo, togliendone i difetti. Per l'Islam comunque Mosè è un profeta, no? Ci sono molti riferimenti, diciamo, all'Antico Testamento, alla Bibbia, nel Corano. Anche Abramo è considerato un profeta, no? Le scritture sono rivelazione di Dio sia per gli ebrei sia per i musulmani. Sia gli ebrei sia i musulmani praticano il digiuno e l'elemosina e vietano il consumo di alcuni cibi, vietano l'idolatria. Ci sono però delle differenze. Ad esempio, per gli ebrei c'è il concetto di peccato originale, no? Di Adamo. Invece per i musulmani no, quindi anche la visione del paradiso abbiamo visto è completamente diversa, no? Per i musulmani. E poi abbiamo visto le differenze fra Islam e cristianesimo, entrambi religioni monoteiste, ma secondo i musulmani Gesù è solo un profeta, non il figlio di Dio, è un uomo e non un Dio. Del resto lo stesso Maometto, cioè il fondatore della loro religione, è un uomo sottoposto a morte, no? Un profeta anche lui, no? L'ultimo dei profeti. Poi ancora ci sono molti elementi che abbiamo visto, uniscono comunque l'Islam, l'ebraismo e anche il cristianesimo. Però, come abbiamo visto, c'è un rapporto, insomma, fra i musulmani e i cristiani che spesso è un rapporto conflittuale. E di questo rapporto conflittuale parleremo soprattutto quando faremo il prossimo capitolo. Adesso però vorrei dirvi una cosa. È vero che c'è una conflittualità che si esplicherà, insomma, in queste guerre tra franchi e musulmani e poi vedremo addirittura nelle crociate. Ma è anche vero che ci sono dei rapporti culturali importanti tra gli arabi islamici e gli europei. E tante cose noi europei, insomma, le abbiamo imparate anche, dobbiamo ammetterlo, dagli arabi. Ad esempio i numeri, no? I numeri arabi. Oppure, diciamo che gli arabi sono stati fra i primi a tradurre e studiare i testi di altre culture e anche a valorizzare alcuni testi che magari durante l'età medievale erano stati quasi dimenticati. Ad esempio, i testi di filosofia di Aristotele per primi sono stati interpretati da un arabo, no? Averroè. E poi attraverso la lettura di Averroè si sono nuovamente diffusi insomma, nell'Occidente cristiano e sottoposti ad ulteriori interpretazioni. Anche nel campo dell'astronomia sono stati geniali gli arabi perché hanno inventato l'astrolabio, lo strumento che misura l'altezza del sole dall'orizzonte, no? Hanno sempre in matematica, oltre ai numeri arabi, hanno introdotto lo zero ed elaborato i fondamenti dell'algebra. In chimica hanno gettato le basi scientifiche di essa, anche se dobbiamo dire che presso gli arabi c'era una specie di versione un pochettino magica anche della chimica, che era l'alchimia che doveva servire anche per trovare una pietra filosofale, no? Come convertire le pietre in oro, o l'elisir di lunga vita, eccetera. Quindi c'erano un po' elementi poco scientifici. Da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista, pensate per esempio alla stessa parola alambicco, no? È una parola di origine araba. Se non ci fossero stati gli arabi, no? Non ci sarebbe stata quell'evoluzione che poi ha portato ai nostri stessi laboratori di chimica, no? Giusto per farvi. Inoltre, c'è da dire che comunque. Soprattutto abbiamo detto i sunniti erano tolleranti con i popoli conquistati, non imponevano la conversione all'Islam, ma solamente il pagamento di una tassa da parte delle genti del libro, quindi dei cristiani e dei musulmani.
Quindi non c'è sempre stato un contrasto così netto. Lo stesso Federico II, poi studieremo l'anno prossimo in storia, aveva degli arabi presso la sua corte perché riconosceva insomma, il valore di questi studiosi in svariati campi. C'era un'apertura, no? Anche nei confronti degli arabi. Certo, poi, ripeto, ci furono crociate, anche lo stesso Federico II relegò gli arabi in una città, insomma, ci furono tanti episodi storici sui quali adesso non mi posso soffermare, no? Che rappresentano fasi di grave contrasto, grande contrasto, ma ci furono anche delle fasi di, possiamo dire, di integrazione. Altri video didattici su attuttascuola.it.